Salve a tutti ragazzi, io sono Elfio e benvenuti in questo nuovo video. Questo episodio è tratto da una live, quindi se la prossima volta volete seguire questo tipo di contenuto in diretta, questi sono i giorni e gli orari in cui potete trovarmi in live su questa o su un'altra piattaforma. Nel frattempo godetevi l'episodio di oggi e mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale se non siete già iscritti e di attivare la campanella che vi manda una notifica ogni volta che c'è un nuovo video. E date uno sguardo anche ai vantaggi ottenibili con l'abbonamento. Mi raccomando, il vostro supporto è importante per aiutarmi a continuare a portare contenuti sul canale. Detto questo, vi ho detto tutto. Iniziamo! E mettiamo Cuphead. Avevo un altro desiderio, in realtà. Quello di riprendere un po' la pratica con Miss Chalice, ragazzi. Perché la novità del gioco, fondamentalmente, oltre ai nuovi boss, magari nuovi amuleti, nuove armi, eccetera, è anche un po' lei, quindi io metterei Miss Chalice e proverei così. L'unica cosa che non ho capito, potrei usare il doppio salto, la parata in scatto e la capriola invincibile. Sono una serie di cose veramente molto utili. Furia, grazie mille per il follow, benvenuto. Benvenuto nel branco di rupi di Elfius. Anche tu giochi a Cuphead? Oppure sei qua per altri contenuti Nintendo di vario genere? Allora, noi abbiamo questo da fare, ma abbiamo anche quell'altro. Io andrei prima a fare quell'altro, ragazzi. Andrei prima da quella parte là. Facciamo sta pratica di Miss Chalice. In realtà dovremmo anche andare a provare il re per fare un po' di monete extra, perché da quello che ho capito è là che si beccano le monete. E io vorrei comprare qualche nuovo sparo. Quindi, come prima cosa, forse andiamo a fare la rocca del re dei giocattoli. Andiamo a fare un tentativo. Boh, non ne ho idea. Sinceramente, mai provato. Lo proviamo insieme per la prima volta. Sarà sicuro survival. E io mi sono buttato dentro con Miss Chalice. Pessima idea. Magari crepo proprio. Ah, aspetta, no, è un'altra cosa. Mamma mia. Com'è che si faceva? Ok. Che diavolo è questa cosa? Che diavolo è questa cosa? Ah, ok, ok, ho capito. Alcuni li devo impattare, altri li devo evitare. E quanto è più possibile. Ho capito, ho capito. Ho capito, ho capito, ho capito. Non becco niente fin quando non supero. Ok. Carino però come prova. Mi piace, mi piace. Ok. Con Chalice è più semplice, ragazzi. Bisogna solo... è anche buono per fare pratica, a dire la verità. Oh, mamma mia! Possibile! Oddio! Si avvicendano troppi! Ok, buono. Fatto. Non so come, ma ce l'abbiamo fatta. Ok. Eliminaste quel campione in sì poco tempo, valenti tazze? Lo premio? Ricchezze mai di prima! Una moneta? Due monete? Ma v'è di più! Concederò speciale accesso allo prossimo combattimento! Che bello! Carino. Livello 2. Aspetta, ma questo è proprio un boss! Dobbiamo colpirlo nella testa. E non così, però. Aspetta, forse quando si abbassa? Ok, questo si chiama suicidio, ragazzi. Riproviamoci. Non ci sono fasi, però, in questi boss, ho notato. Oh, mamma mia! Oh, mamma mia, ma è un pazzo scatenato! Non lo si può... ho capito, ho capito, ho capito, credo. Credo di aver capito. Neanche a metà, o più o meno a metà. Ci vuole molta pazienza, secondo me, eh. Ho l'impressione che ci voglia pazienza per fare sto boss. Dobbiamo schivare più che picchiare. Come di consuelo. Ok, devo aspettare che lui faccia la sua cosa. Dopo che lui ha fatto la sua cosa, attacco. Così mi conviene fare. E quell'attacco là non è il migliore per attaccarlo in risposta. Questo è buono invece. E anche la carica non è male. Eh sì, ho capito. Io ti vorrei anche attaccare, ma quando ti attacco tu mi punisci. Tipo così.
Quell'attacco là, ma ogni tanto ci sono anche dei tuoni in questo quadro, non so se avete visto, ragazzi. Ci sono dei tuoni che disturbano la visuale. Sono lì, fuori alla finestra. Ci sono dei flash. Per un attimo ho pensato che fosse il mio monitor, ma invece non lo è. Con la giusta pazienza ce la faremo. Il signor Cavallide. Sono i pezzi degli scacchi. Non so se ci avete fatto caso, raga. Il signor Cavallide, o meglio detto Equinide, come suggeriva Tancredi. Signore Equinide. Equinide Follide. Sì, io voglio farmi sotto, ma forse non è chiaro. E knockout, ragazzi! L'Equinide impazzito! Per questa valente vittoria conferisco ricchezze a dismisura. 2 monete? Ladro. E ora congedatevi, orsù. Ah, basta, fine? Solo 2 possibilità c'erano con questo re. Non troppe ricchezze. E non troppe challenge. Pensavo ci fosse anche re e regina, chissà, magari più avanti. Una vittoria sfolgorante che ci permette di andare a fare un po' di spese allo shop. Allora, quello che volevo comprare, ragazzi, è questo in realtà. Questo sparo qua, perché ho visto che non è niente male. Sparo penetrante tipo tutto schermo. Ridurre la rosata. Non lo so che cos'è. Sparo rapido per traiettoria arcuata e danno medio. Buon danno. Questo qua volevo comprare, ragazzi. Volevo provarlo, a dire la verità. Oddio, la carambola. Ancora non l'ho mai comprata. Con 2 monete non ci faccio proprio niente. Ok, primo boss l'abbiamo fatto. Boss della schivata. Ah, ecco, c'è un'altra parte del re Equinide, ragazzi. Andiamo a vedere da quest'altra parte che c'è. Rocca dell'arrocco, seconda parte. Ecco qua, terzo livello. Cambia arma, vabbè, lo sanno tutti. Vediamo che ci dice di bello. Si presti occhio, un nuovo sfidante attende dietro quella porta. Credo che sia tutto impostato sulle schivate. Niente, niente da fare. Ok. Quelle... Oddio. Ma è cattivissimo, raga. Ok, bisogna spegnere le candele. Ok. Poi però lo devo colpire. Mamma mia. Ok. Mi è comparuto addosso. No. Ok. No. Ok. Quante volte lo dovrò fare? Secondo me ero a buon punto. Sì, c'ero quasi. Stava andando fortissimo. Va bene. Ce la possiamo farcela però. È crazy crazy quello, eh. Oh oh. Aiuto. Dobbiamo conservare le vite fino alla fine, perché diventa veramente pazzo alla fine. E qualche vita extra ci serve. Ok. Ok. No, che scemo, ho sbagliato tasto. Vabbè, mi sono giocato tutte le possibilità di farcela in 10 secondi. Ok, preso, gente, preso, preso. Buono, è diventato un coso, un grammofono, no, come si chiama quel coso? Un organo, organo, very nice, nice, nice. Quanti sono i pezzi degli scacchi? Abbiamo fatto i pedoni, il cavallo, l'alfiere, mancherà, la torre, la regina e il re, giusto? Non ce ne sono altri.
Torre Regina e Re. Dovrebbe essere così, sì. Il problema è che non ci sono scale adesso per salire, perché due le ho beccate. Le altre o sono qui nei paraggi. Eccola, ok. Ce n'è ancora un'altra. Qua sotto no. Se non faccio quella là, non posso... non posso proseguire. Rocca dell'Arrocco. Vediamo se la nostra teoria è giusta. Ci dovrebbe essere la torre adesso, giusto? Vediamo. Comunque quella mossa di Chalice per rotolare per terra è impossibile da usare. Vabbè, comunque, lasciamo stare. Vediamo, messere. La torre. E infatti c'è la torre. Poi c'è la regina e il re o solo il re, non lo so. Tra l'altro l'Arrocco... è quella mossa che scambia re e torre, giusto? Credo di sì, credo di sì. Non sono molto capace a giocare a scacchi. So giusto le regole base. Salve, dottore. Che li devo rimandare? Che devo fare? Ok, glieli devo rimandare. Ok, ho capito. Ma sarà... dopo sarà troppo difficile. Ok, due colpi. No! Ah, le scintille da terra. Bueno. Ok, non troppo difficile. Oh, guardate, innamorato di una ghigliottina il signor Torre. Triplo colpo all'inizio, così va bene. Ok. Cerchiamo di concentrare il nostro fuoco. Au! Cerchiamo di concentrare noi stessi, che è meglio. Ok, questo dovrebbe andare. No, non è andata. Ok. Questo va. Buono. Ok, questo dovrebbe andare anche questo. No! Ok. Knockout, gente! Knockout! E anche la torre ci saluta. Buona rasatura. Ok. Quindi anche la torre va. Per questa valente vittoria conferisco ricchezze a dismisura, come sempre. E ora orsù, congedatevi di nuovo, ci congeliamo. Bello, bello. Ci piace questa challenge delle schivate. C'era qualcosa di genere, del genere anche nella parte principale del gioco, quelle lì dove bisognava proteggere proprio Miss Chalice dai fantasmi. Era simile. C'è qui una scala. Da queste parti. Ok, non abbiamo più scale possibili allora a sto punto. Quindi adesso ci tocca andare avanti. Però possiamo comprare qualche altra cosa qui. Non comprerei amuleti. Comprerei... sempre spari. Elettrolampo. Sparo penetrante tipo tutto schermo. Potrebbe essere interessante. Giravolta. No. Poi questo mi incuriosisce un sacco, sta reliquia. Io la comprerei. E poi ci compriamo questo sparo qua. Ok, abbiamo quasi finito gli acquisti. Ci mancano poche cose da comprare al negozio. Anche quello per il 100% mi sa che ci servirà. Questo aeroplano mi porta da qualche parte o è un boss? Stormo Segugi. Ok. No. Stormo Segugi. Cagnara volante. No, è un altro boss, ragazzi. È un altro boss. Ce lo riserviamo per un altro momento. Andiamo a vedere alla rocca invece se riusciamo tipo velocemente a fare questo qui di schivare. Quello solo con le schivate. Vediamo un po'. Comunque stiamo rivalutando Chalice, ragazzi. Davvero tanto. La stiamo usando molto. Ma questo mi sa di ultimo, signori miei. Ultimo. E il re o la regina. Vediamo se ci riusciamo. Magari ci dà del danaro sonante. Bello, buono. Danaro sonante. Vediamo. Un po' più soft di prima. Ah, ok. Dobbiamo spararla con il cannone giusto. Ok.
Tipo così. Come lo evito quello? Non la sto colpendo, mi sa. Come lo evito quello? Ok. Ah, li devo rompere, ok, bene. Ok. Vabbè, non è difficile. Meno che non succede qualcosa di pazzo dopo. L'abbiamo quasi sconfitta, figuriamoci. Easy, easy. Lemon squeezy. Crepa. No! Ok. Ok. Mhm. Mhm. E beh. Knockout, signori! Anche la regina tira le cuoia! In pochissimi secondi, lo sapevo che questo sarebbe stato più facile. Abbiamo completato tutto, credo che adesso il re si arrabbierà con noi. Vediamo che succede. Prevedo, ho un brutto presentimento al riguardo. Vediamo. Udite ai miei nuovi campioni le restanti spoglie. Una, due, tre monete. E con ciò si conclude lo torneo. D'ora innanzi vi concedo di usare lo mio castello come campo d'addestramento. I miei omaggi, campioni. Bene, abbiamo completato anche lo suo castello. E con questo per oggi è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video, sempre qui sul mio canale. E come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, di lasciare un commento e anche un like a questo video se vi è piaciuto. E non dimenticate anche di dare uno sguardo ai vantaggi che ho previsto per chi decide di abbonarsi al canale, come questi abbonati qui. Ed in particolare devo salutare Tancredi, Alessandro, Conci, Gabbro, Emanuele, Alex, Nintendo, Vannotta, Franci, Carlo, Lady, Miki, Nina e Christian. Ragazzi, siete davvero grandiosi, dei veri lupi. Grazie mille per il vostro supporto. Ciao!